La Bosnia-Erzegovina sta affrontando il suo momento peggiore dalla firma degli accordi di pace di Dayton del 1995, quando si mise fine alla guerra più sanguinosa del processo di dissoluzione della Jugoslavia. A dirlo sono diversi rapporti diplomatici basati sulle recenti iniziative politiche di una delle due entità che da dopo la guerra compongono il paese. Facciamo un passo indietro. 30 anni fa iniziava la primavera peggiore della storia contemporanea bosniaca. Nel 1992 Sarajevo seguì il tracciato di Slovenia e Croazia e dichiarò, in seguito a referendum, la propria indipendenza dalla Jugoslavia. L'esito del voto venne opposto dai politici serbo-bosniaci e la Bosnia-Erzegovina piombò rapidamente in una spirale di violenze come non se ne vedevano da decenni nel continente europeo. Alle campagne di pulizia etnica portate avanti dai paramilitari nell'est del paese si accompagnò l'assedio della capitale Sarajevo, che sarebbe durato oltre 4 anni. Secondo alcuni, il più lungo assedio della storia contemporanea. Nel 30° anniversario dell'inizio di quelle atrocità è doveroso ricordare che cosa significarono in termini umani. Circa 100.000 vittime, più di 2 milioni di persone costrette a lasciare la propria casa e oltre 10.000 i bambini uccisi. L'epilogo di quella guerra fu forse l'episodio peggiore. Nel luglio del 1995, le truppe serbo-bosniache guidate da Ratko Mladic entrarono a Srebrenica e in pochi giorni compirono quello che diverse sentenze del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia avrebbero definito genocidio. Oltre 8.000 musulmani bosniaci in età militare furono massacrati. E la precarietà politica di questi giorni si ricollega proprio a quanto avvenuto nella piccola cittadina della Bosnia orientale 27 anni fa. Lo scorso luglio, Valentin Nitzko, l'alto rappresentante, figura diplomatica che rappresenta la comunità internazionale istituita dagli accordi di Dayton e a loro tutela, impose un emendamento al codice penale bosniaco che punisce il negazionismo di Srebrenica. Da allora, il membro serbo della presidenza tripartita, Milorad Dodik, ha reiterato alcune minacce secessioniste. La più grave è quella di ricostituire un esercito serbo-bosniaco, ma non solo. Il leader nazionalista vuole sottrarre alcune delle già poche competenze esclusive dello Stato centrale in favore dell'entità serba, la Repubblica Srpska, e in particolare l'amministrazione fiscale e il sistema della giustizia. Minacce che hanno portato l'alto rappresentante, carica nel frattempo assunta dal tedesco Christian Schmidt, a stilare il rapporto allarmante che abbiamo accennato in apertura di questo video. Gli ultimi mesi hanno quindi segnato un momento di alta instabilità, non solo politica, ma anche istituzionale. Il sistema di Dayton, infatti, impone un'equa rappresentanza e tutela dei tre gruppi costituenti, bosniachi, cioè musulmani bosniaci, croati e serbi. Ma il boicottaggio degli organi amministrativi centrali, incentivato dal nazionalismo di Dodik, rischia di acuire la paralisi istituzionale del paese. La notizia più recente che ha aggravato questa situazione è arrivata a metà febbraio scorso, quando il Parlamento della Repubblica Srpska, dove il partito di Dodik ha la maggioranza, ha dato il via libera alla discussione di un disegno di legge per la creazione di un Consiglio Superiore della Magistratura e della Procura a livello dell'entità. Un organo che sottrarrebbe una competenza esclusiva dello Stato centrale. Parallelamente, l'assemblea dell'entità a maggioranza serba ha revocato il consenso sia per le forze armate bosniache che per le imposte. Il pericolo di una secessione istituzionale rimane quindi costante. E questo nonostante lo stesso Dodik, a inizio gennaio, sia stato colpito da nuove sanzioni da parte del Dipartimento del Tesoro statunitense. Simili a quelle ricevute nel 2017, le sanzioni impediscono al presidente serbo-bosniaco di ottenere un visto USA o di effettuare transazioni economiche. Una reazione, secondo le motivazioni di Washington, alle attività di corruttela e alle continue minacce alla stabilità e all'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina. La nota fa poi esplicito riferimento alla retorica nazionalista di Dodik, un pericolo reale per il futuro del paese. Al momento, però, manca una simile reazione da parte dell'Unione Europea, che per arrivare a tanto dovrebbe godere del consenso di tutti e 27 i Paesi membri. Consenso che dovrebbe venir meno a causa dell'Ungheria, il cui premier, Viktor Orbán, è un alleato di Dodik. Stando a indiscrezioni diplomatiche, è proprio da Budapest e dai suoi alleati lungo l'asse sovranista che passa anche per Lubiana che l'anno scorso fuoriuscì il famigerato non-paper, ovvero un documento non ufficiale che per il futuro della regione balcanica ipotizzava, tra le altre cose, una spartizione della Bosnia.
Al momento, quindi, il futuro istituzionale della Bosnia-Erzegovina resta appeso a un filo, mentre sul fronte geopolitico permane la precarietà che attanaglia tutta la regione. Per i piani secessionisti di Dodik sembra necessario l'appoggio di Belgrado, che invece non va oltre un sostegno retorico e di facciata. Questo perché da anni la Serbia cerca di presentarsi, con scarsi successi, come fattore di stabilità dei Balcani. E lo fa la Corte di Bruxelles, che invece è ancora vittima della sua incapacità di fornire una politica estera comune. In conclusione, 30 anni fa l'Europa visse due grandi sconvolgimenti, di segno opposto. A febbraio, il Trattato di Maastricht diede il via a un mercato unico e anche a una politica estera comune. Due mesi dopo, invece, con l'inizio della guerra in Bosnia, si tornò ad assistere alla violenza della pulizia etnica. Un incubo che sembrava passato e che oggi, anche a causa della mancanza di una vera politica estera comunitaria, rischia di tornare ad essere più attuale che mai. Thank you.